grazie per essere qui. Ognuno di voi ha dimostrato la volontà di voler condividere con chi condivide la vostra passione. Io farei subito gli onori di casa con i nostri ospiti speciali che non hanno bisogno di presentazione. Cominciamo con Enzo Draghi. Grazie Enzo. Grazie. Un doppiatore di cui la voce ben conosciamo, Fabrizio Mazzotta. Ad arricchire la nostra serata ci saranno due scrittori di un libro che molti conosciamo già, si chiama Sogni Animati, sono Fausto Avaro e James Garofalo. Sono in duplice veste perché sono qui anche per presentare quello che rappresenta una novità, perché presenteranno un musical, il primo musical sui robottoni, che avverrà il prossimo anno, e per questo, solo per questo vi farei un applauso per l'inserita. Molti li conoscono già perché rappresentano il colore del Lucca Comics, in quanto sono i creatori di bellissimi cosplay che abbiamo visto. I loro rappresentanti cosplayer sono qui e loro sono i Crazy Prop. Un applauso. In ultimo, ma non ultimo, perché lei rappresenta colei che è stata l'anno scorso la madrina del nostro evento, quando il nostro evento, la nostra missione era qualcosa a scatola chiusa, e lei ci ha sostenuto. Tengo a presentarvi la voce dei Cavalieri del Re, Clara Serina. Al palazzo del re. Prendi lo specchio magico, fragile, mitologico, simbolo di bellezza e di vanità. Ogni tuo sogno segreto con lui diverrà realtà. Nel futuro regno magico di Calendar Re, ogni giorno sorge logico a Calendar Re. Sta scoppiando una battaglia molto strana, sono in guerra i giorni della settimana. Per la seconda circostanza, quindi hai vissuto con noi l'anno scorso e come vedi sono aumentati. Moltissimo, guarda, sono colpitissima dal numero enorme che siete, e questo vuol dire che le musiche dei cartoni rimangono nei nostri cuori, e forse va più adesso che mai. La band che ha cantato oggi, che si chiamano i Raggi Gamma, un applauso, perché hanno partecipato al contest e purtroppo dobbiamo lasciarci presto, quindi grazie complimenti per la vostra performance di oggi, grazie per comunque essere stati qui
a rappresentare la vostra band e a rappresentare la voglia di condividere con chi suona questo splendido genere che sono le sigle dei cartoni animati. E loro rappresentano questo genere. Allora ringrazio ancora tutti voi, è un piacere essere qua a condividere questo momento con voi, grazie a Daniele Colantoni e tutto il suo gruppo di collaboratori per questa bellissima idea di fare, infatti l'anno scorso già mi sembrava una cosa eccezionale, il primo raduno delle cartoon cover band. Ed è eccezionale questa cosa, no? Che si possa incontrare tra tutti quelli che cantano le stesse canzoni. Grande festa alla corte di Francia, c'è Oh,
applauso per Clara. Grazie ai nostri coristi. Messaggio per le Cartoon Power Band da un doppiatore molto conosciuto che è Edoardo Nevola. E il secondo video è stato realizzato a Torino Comics e la persona che rivolge un bel saluto alle Cartoon Power Band è Ivo De Palma. Per in rappresentanza del doppiaggio ti chiamiamo qui Tobizio Mazzotta. Un applauso! Ambasciatore! Chi meglio di te? Sì, poi... Anche perché io sono amico di Edoardo Nevola da tanti anni, insomma, lavoriamo spesso a Roma e poi stimo anche Ivo De Palma perché, cioè, è un bravo doppiatore, una bellissima voce, insomma, imponente, bella, insomma, matura. E, tra l'altro Edoardo Nevola l'ho visto da poco a Cartoon Village a Manciano. Sempre un piacere vederci, insomma. Prima dovevo mandarti un video che ti riguarda. Se mi riguarda? In realtà era anche ho paura. Allora, abbiamo un video per te. Aia. Attore, per esempio, di Gordon. Gordon, Alex Raymond, mi sembra. 5 minuti. Una domanda da 5 minuti. Senti. Ma tu scrivi allora anche le storie, tu fai la storia, sì. Te la sceneggi? Sì, la sceneggio. E poi fai il fumetto. I fumetti, sì. Ecco. Allora, ve lo presentiamo questo personaggio. Si chiama Fabrizio Mazzotta. Come abbiamo detto, ha 12 anni, ha la passione dei fumetti. I fumetti se li disegna da soli, ne disegna a valanghe. I genitori spendono 250 lire per comprare, come avete sentito, il prodotto finito. Ma spendono molto di più per comprargli colori, matite, carte, eccetera. I disegni di fumetti di Fabrizio sono qui sul tavolo, in piccola parte, ma la sua produzione è molto molto più ampia di quello che si vede qui adesso su questo tavolinetto, no? È vero o no? Beh, oddio, mi sembra che ci siano tutti quanti i personaggi che ho creato, però... Dio, è che abbiamo fatto noi una scelta. L'ho fatti a blocchi, quindi... Arcturus, pianta questi semi sul pianeta Flint. Ti ringrazio, Mid. Eccoci qui, mostro dei Mogul! Lame incandescenti! Cos'è che non puoi fare? Qual è il piacere che ti ha chiesto la mamma? Ah, però se non lo faccio la mamma diventerà furiosa! Non basta! Ecco qual è il piacere che mi ha chiesto la mamma! Devo fare innamorarsi che di quel mostro e sono costretto a farlo! Se non troviamo qualcosa da mangiare tutti i puffi moriranno di fame! Devo dire però che da quando faccio la dieta i miei bellissimi zigomi risaltano. Eh già, ma anche le costole però. Oh, hai ragione. Oh, tantolone, che cosa possiamo più fare? Non possiamo fare altro che continuare a cercare. Sentite ragazzi, il network ha qualche problema con alcuni dei vostri testi. Vi dispiace cambiarli per lo show? Scordatelo, clown. I nostri testi sono come i nostri figli, amico, niente da fare. Beh, d'accordo, ma almeno invece di quel che io ho, tu devi avere e mettertelo dentro. Che ne dite di quello che vorrei è abbracciarti e baciarti? Un po' abbiamo fatto varie cose tra Comic Con, Catania, insomma, quindi siamo amici a tempo. Ovviamente questo, al di là del tributo al tuo lavoro di doppiatore, io volutamente ho messo questo noi, dico noi perché siamo una squadra, questo video d'epoca che è una registrazione della Rai di anni fa, senza dire quanti anni.
perché tu in realtà sei anche un fumettista, molti non lo sanno, sei famoso ovviamente per Krusty, insomma per i vari personaggi, hai visto insomma l'applauso spontaneo che è scattato su Pollo, magari Mizar lo ricordiamo noi più grandicelli, più vecchietti, però sicuramente Pollo, i Buffi, ma The Big Bang Theory, insomma che sono. Io su questo, prima di parlare del discorso fumetto, ricordo un aneddoto che tu dicesti in merito al fatto che tu da bambino doppiavi un personaggio legato a un robot, ma eri un personaggio, un bambino in quel momento là. Quando hai doppiato Astro Robot, per la prima volta potevi gridare le armi. Bellissimo, perché io insomma, ho doppiato Mizar, che tra l'altro il progetto iniziale del cartone animato prevedeva che nella seconda parte della serie Mizar pilotasse un robot. Poi invece Gonagai cornuto ci ha ripensato, e ahimè così non è stato, e quindi Mizar è stato a guardare Lench, Arcturus, Venusia, Maria e altro che andavano insomma, a combattere Rebecca. E poi ho fatto altri attornati, Golaio mi sembra, insomma e altri, e invece va per sì. Daltanius? Daltanius, esperanti, Daltanius. Goda, no, sì, io ero bravo, io non mi ricordo, ormai ho un'età. E però finalmente appunto negli Astro Robot Inta guidava sto robot bellissimo e io godevo come un matto alla fine. Finalmente potevi dare. Giovellotto elettronico! Curioso l'aneddoto che ti ha reso il doppiatore di Krusty, io lo conosco, però raccontiamolo a loro. Ecco, parliamo appunto della passione dei fumetti. Io appunto avevo e tuttora sono appassionato di fumetti e a Roma frequentavo spesso la libreria di fumetti e ci stavo dalla mattina alla sera perché ormai ero diventato amico dei proprietari. E nell'ora di pranzo andavo a mangiare la tavola calda accanto alla libreria, dove però pranzavano anche i miei colleghi doppiatori, perché accanto, vicino, c'era uno stabilimento di doppiaggio, una sala di doppiaggio. Un giorno rividi Torino a Colla, perché insomma già ci conoscevamo, e insomma ciao, mi saluto a Torino, bravo Torino, e mi disse, ah ciao, a proposito, mi fai venire in mente una cosa, forse un personaggio per te c'è un provino, per una serie di cartoni animati, ah bene, che serie è? Ma si chiamano i Simpson, lui lo riconosceva, io sì, perché appunto essendo appassionato di fumetti, di cartoni animati, sono contentissimo di questa cosa. E Torino fu di parola, mi chiamò a questo provino, che fu lunghissimo, estenuante, e insomma alla fine sta voce non veniva fuori, e insomma alla fine appunto ho detto adesso gli faccio una voce fuori dalle mie corde. Ehi, Saha, eccomi qua, sono Krusty il Clown! Ehi! Ecco, è questa la voce. Spesso tu dici che non è facile da fare, che magari ti crea anche qualche piccolo fastidio. Adesso dopo 26 anni mi sono abituato e ovviamente le corde vocali con l'età si sono... No, adesso anzi sono diventate più spesse, più invecchiate e faccio meno fatica. Ma 26 anni fa veramente uscivo dalla sala di doppiaggio completamente off, perché è tuttora difficile. Poi... forse lo sapete, Fabrizio è passato anche dal, come si dice, dall'altro lato, sì. Nel senso che si è trovato a essere il direttore del doppiaggio di tante serie, ma nello specifico anche proprio di Goldrake, cioè lui si è trovato a seguire il doppiaggio, quindi a dirigere le persone che poi lo hanno cresciuto professionalmente, cioè lui lavorava con Malaspina, insomma, con tanti nomi all'epoca importanti, insomma, per il doppiaggio. Ho detto Malaspina per dire uno perché sapete che è il doppiatore di Arcturus, ma in realtà anche di Jig, quindi Roshi, Gente Robot, insomma tantissimi personaggi. Poi che è successo? Si sono invertiti i ruoli, cioè Fabrizio era il bambino che è cresciuto con loro, Fabrizio è diventato il direttore del doppiaggio di Malaspina e di tanti altri. È una cosa bella e strana, e tra l'altro con il doppiaggio di Goldrake appunto i giapponesi volevano le stesse voci che avevano fatto il doppiaggio degli anni, insomma, fino agli anni 70. Quindi vennero fatti i provini, vennero riconfermati in Malaspina, Rosenda Galli che doppiava Venusia, Elio Zamuto, e volevano ovviamente anche me su Mizar. Io però insomma col senso del ridicolo... Hai scelto Banta. No, esatto. Ho scelto Banta e c'è un perché ho scelto Banta.
sia perché con l'età lo trovo più sulle mie corde, e sia perché volevo fare un omaggio a uno dei direttori di doppiaggio, un paio, che hanno creduto in me all'epoca e che mi hanno fatto fare i cartoni animati e che mi hanno veramente cresciuto, mi hanno educato a questa professione, mi hanno curato, seguito. E appunto Banta, il doppiatore di Banta all'epoca era Billy Moser, voce all'epoca di Kermit la Rana, e appunto Banta in Goldrick, e mi piaceva così, fargli una specie di tributo, una specie di prosecuzione, insomma. Ti faccio una domanda che si sono fatti un po' tutti sulla... doppiaggio, poi non torniamo più su Goldrick, che ormai insomma è un doppiaggio che ha i suoi anni, per quanto sia stato rieditato da Yamato di recente. 35-37, quanti sono? Parlo del nuovo. L'ho curatolo, come mai non è stato rimesso su Alcor? Che forse è stata la cosa che non tutti hanno magari digerito, considerato che gli altri sono stati ridoppiati, cioè riconfermati quasi tutti. C'è un perché, è stato insomma pensata questa cosa, e quindi mi prendo in parte la responsabilità, ma insomma in parte la divido anche con il Giappone e con Ferio Colpi che curava l'edizione italiana. Sì, quella di Bisua. Perché tutti voi forse saprete che in realtà Alcor è Koji che pilotava il Mazinga Z. E che è un ragazzino, Koji. Poi dopo man mano nel grande Mazinga torna, è un po' più grande, e poi nella versione di Goldrick è già insomma un po' più adulto. Però insomma ai tempi di Mazinga Z, quando Koji pilotava Mazinga Z, era sicuramente un ragazzino scapezzacollo, ribelle. La D-Visual doveva fare, poi in realtà ha fatto, un film con Mazin Kaiser, dove lì Koji era un ragazzino. E quindi bisognava scegliere la voce, una voce giovane, che però allo stesso tempo già sapevo che avrebbe dovuto interpretare Goldrick, tutta la serie dei Robottoni, dove compariva Koji. Insomma, mi serviva una voce spendibile, anche spendibile, esatto, che potesse fare la voce di un ragazzino giovane e anche insomma di un ragazzo. E Giorgio no, in arco tanto perché insomma ci sta questa specie di ricordo affettuoso, affettivo. Però nel film di Mazin Kaiser sarebbe stonata, per cui ho scelto, insomma, d'accordo col Giappone, con Colpi, Fabrizio Vidali, un'altra voce, che secondo me poteva appunto raccogliere tutte le età di Koji. E stop. Sì, mi rendo conto che... è una curiosità che molto certo. Perché nel momento in cui venivano confermati i nomi più importanti, ovviamente. Diciamo che poi insomma non sempre avevo in questo caso voce in capitolo, perché se era per me la nuova versione di Goldrick che l'avrei doppiata con altri doppiatori più giovani. Sì, io capisco insomma l'affetto che uno porta le vecchie voci, però se si doveva fare un ridoppiaggio avrei scelto voci più giovani, più console al personaggio, insomma. Già all'epoca forse erano pesanti. La famosa leggenda metropolitana che Gundam fu trasmesso in Italia senza diritti. Credo che sia vera, perché io... No, la leggenda metropolitana è un'altra, non che sia stato trasmesso senza diritti. È che un giapponese della Sunrise, in viaggio in Italia per puro caso, accennazione, vede Gundam e dice: scusate, ma noi quando abbiamo dato i diritti di Gundam all'Italia, e quindi Gundam poi è sparito per... dirigendo la serie di Gundam io ho avuto l'onore di dividere una pizza margherita con Tomino e mi racconto questa cosa, che sì, infatti è vero, fu piatto, insomma, la pizza di Gundam. Chiudiamo l'ultima cosa, rifacendoci al video iniziale, la tua carriera di fumettista che prosegue. Io ho visto una tua vignetta, ne ho viste tante, ma nello specifico proprio oggi, un omaggio sull'album di Mirka Andolfo, che nella parte finale, Sacro e Profano, in Paradiso, l'ultimo album, c'era una tua vignetta. La tua carriera di fumettista, tu sei sempre stato un appassionato fin da piccolo del fumetto, però hai fatto anche altre... Io sono capitato al doppiaggio, al mestiere di attore, poi alla fine per caso, perché conobbi tantissimo tempo fa ma il mio regista mi indicò i provini per la Rai, insomma, e cominciò la mia carriera di attore e poi di attore doppiatore. Ma la mia vera passione appunto sono sempre stati i fumetti, e per un periodo di tempo sono riuscito a coronare questo sogno lavorando per Topolino di Polvetto, per i Porno e così via.
Adesso purtroppo da quando ho fatto il direttore di doppiaggio, qui il tempo è quello che è, e purtroppo non riesco a farne quanti ne vorrei di tanti. Però chissà. Adesso che sono in pensione posso fare un po' meno doppiaggio e più finito. Sì. Va bene. Ringraziamo Fabrizio. Grazie veramente. Ho rivisto la mia vita! Va bene, proseguiamo la serata con gli altri due video che vi abbiamo annunciato prima, che sono appunto questi due saluti di, del maestro Nivola e di Ivo Pani. Ancora grazie a Fabrizio. Grazie. Però io tengo a ringraziare Maurizio Nataloni che quest'anno condivide la... conduzione con me, Maurizio è uno scrittore, collaboratore di varie fiere, è stato a Rai 4 e Rai 4 ha decretato uno dei maggiori esponenti e conoscitori delle sigle dei cartoni animati italiani. Devo essere onesto, qua ci sono anche altri conoscitori, non li chiamo per nome, loro sanno chi sono, che sono due grandissimi esperti e lavoratori del settore. Loro sanno che sono qui e li ringrazio per essere qui. Le sigle, voi ne fate parte, fanno parte del nostro background, ci siamo cresciuti, ormai le sono rete cellulari, sono quelle che sono. Quindi se siamo qua è anche proprio grazie alle sigle, non solo al cartone in sé. Io dico sempre, la sigla è il veicolo del cartone. Ricordiamo le sigle ma non ricordiamo i cartoni. E con questo, un applauso a Maurizio. E con questo però Maurizio ci introduce senza volerlo a un'intervista eseguita da Ivo De Palma, dove Ivo De Palma ci ha messo prima Nevola e poi. Ok, allora cominciamo con Caro Maestro. Questa mattina tenetevi forti, si studia sognando, ballando, cantando. Tutti d'accordo? D'accordo! Tutti d'accordo? D'accordo! E via tutti i freni ai mille pensieri, i sogni di oggi non mandarli a domani. Tutti d'accordo? D'accordo! Tutti d'accordo? D'accordo! Ci piace perché parla con il cuore, ci piace perché è buono come il pane, ci piace perché sogna e fa sognare. Modestamente. Dico solo questo, non so se ne sei a conoscenza, ma sicuramente sì. Si svolgerà a breve a Lucca Comics un grandissimo, un fantastico evento dedicato alle cartoon cover band. Ovviamente l'ambito non è dedicato solo ai cartoni, ma appunto anche alle sigle della televisione. Ci sono dei musicisti emergenti e non che si cimentano a far rivivere le emozioni della bella televisione italiana. Che augurio vuoi fare a questi ragazzi? Che riescano a lottare per i loro sogni. Benissimo, grazie. Grazie Edoardo Nevola. Per questa intervista ringraziamo Claudia Scirè, cantante dei Telericordi Band. Io vi farei anche un applauso perché è stata molto carina. Invincibili guerrieri, valenti condottieri, fulmine di Pegaso! Ciao ragazzi, siamo in compagnia di Ivo De Palma. Ciao a tutti. Ciao. Grazie per la chiacchierata, per l'invito. Grazie a te. Mi faceva piacere per il nostro secondo raduno nazionale di Cartoon Cover Band avere un saluto da parte di chi noi conosciamo bene, qualcuno che ha dato la voce a dei personaggi con i quali noi siamo cresciuti e che hanno segnato anche la nostra adolescenza attraverso le meravigliose sigle. Molti di noi hanno deciso di omaggiare questi cartoni animati splendidi creando una cartoon cover band. Abbiamo vissuto una epoca, una stagione irripetibile,
quei magici anni 80, metà anni 80, insomma da metà anni 80 fino a tutti gli anni 90, sostanzialmente molti di noi, me compreso, hanno legato indissolubilmente la loro voce ai personaggi che tuttora amate. Posso citare quel dei cartoni animati dei personaggi che tu hai doppiato? Diciamo Pegasus dei Cavalieri dello Zodiaco. Sì, quello per cui sono più noto, ovviamente. Esatto, però non ci scordiamo che io ho anche la voce di Mirko dei Biive. Sì, quello è stato il mio primo protagonista, avevo 23 anni e ebbi insomma la fortuna di essere piazzato su quel ruolo, su un cartone che avrebbe addirittura soppiantato i Puffi, che erano il cartone, diciamo, che andava per la maggiore fino a quel momento. Esatto. Per cui insomma è andata così, insomma è un lavoro che vive anche insomma di colpi di fortuna, e per me quello sicuramente fu un grosso colpo di fortuna. Assolutamente sì, ovviamente ricordiamo che lui, Ivo, ha doppiato la parte parlata e la parte... Sì, certo, non ho mai cantato naturalmente le canzoni, è sempre stato il maestro Draghi, e quindi in questo, visto che voi cartoon cover band invece queste sigle le cantate, io vi invidio un po', insomma, quindi in questo mio saluto c'è anche una parte di sanissima, intendiamoci, invidia, perché voi, anche voi insomma come me, ogni volta che vi presentate sul palco fate rivivere le emozioni di un tempo, e quindi insomma è sempre una cosa bella, diciamo, le persone lo ricordano con piacere, quindi essere il mezzo, lo strumento, diciamo, di queste emozioni che si rinnovano ogni volta con la voce, la mia parlata, la vostra cantata, è impagabile, è una bella soddisfazione. Assolutamente sì, guarda, in questo io mi sento di sposare in pieno, ma lo sposano anche i ragazzi che ti stanno ascoltando, perché c'è un legame, un forte legame tra il cartone animato e la sigla. Quindi un'unione, una sinergia di sì, tra noi e loro, insomma, noi, esatto. Vi siamo entrati dentro per bene e vi siamo rimasti, evidentemente, quindi spero appunto che non abbiamo fatto danni, ma anzi che a tutt'oggi vi aiutiamo insomma a rinnovare le belle sensazioni di quando un po' tutti insomma eravamo più giovani. Assolutamente sì, io ti ringrazio a nome di tutte le cartoon cover grazie band a tutti voi. Italiane. Grazie. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. E ringraziamo Ivo di Palma. Mando prima un piccolo video di presentazione e poi lo chiamiamo qua giusto per un saluto a tutti quanti voi. Enzo Draghi è stata una delle voci maschili più gettonate dei jingle pubblicitari e della TV, grazie alla sua partecipazione all'orchestra di Augusto Martelli per la Fininvest e di Gianfranco Lombardi per la Rai. Nel 1985 Enzo diventa la voce cantante di Mirko dei Biive per la serie animata Kiss Me Liscia, e il ruolo lo manterrà anche per tutti i successivi telefilm. Il suo sodalizio con Alessandra Valeri Manera lo porta a scrivere e cantare moltissime sigle di successo per più di 15 anni, tra cui Lupin, il corregidore di Lupin, I Cinque Samurai, Una spada per gli Oscar. Enzo Draghi è anche l'autore dei successi di Cristina D'Avena, Giuni Peperino inventa tutto e I Puffi sanno, e anche della celeberrima Tartaruga e Ninja Nascosta e Gian Pilardello, senza dimenticare le sigle scritte per Ciao Ciao e Bimbo Bam. I Puffi sanno che tesoro c'è, e fiore accanto a me.
Allora, per noi è sicuramente un grandissimo piacere. Tu sei, torni per la seconda volta live domani a Lucca, sei stato qualche anno fa, con 2010, in concerto. Domani non ti vedremo con parrucche, ciuffi. Neanche l'altra volta, però c'erano la backing band, la mente di Tetsuya. Due parole su quello, noi sappiamo i tuoi trascorsi musicali, nasci con l'orchestra di Augusto Martelli, la supervisione di Alessandra Maria di Manera, le canzoni scritte anche, abbiamo commesso quella di Puffi perché è una creatura tua, e dici due parole su quello che è stato la tua, il tuo approccio alle sigle dei cartoni animati, come l'hai vissuto, anche magari la... Il tuo primo ingaggio ti hanno detto Enzo, facci una sigla dei cartoni animati. Sì, ma è stata una sorpresa, cioè, anche per me. Cioè, quando mi hanno chiesto di fare la prima sigla era un po' titubante all'inizio, sai. Come tutti quelli, almeno della mia generazione, che voleva fare la sua carriera nella musica, si aspettava di entrare in Serie A direttamente, no? E il cartone animato era un po' così, una cosina in sospesa, non si sapeva bene cos'è. Invece ho avuto più soddisfazione da questa esperienza che penso qualsiasi altro settore, che in qualsiasi altro settore, perché prima di tutto devo ringraziare tutti voi, anche voi siete una sorpresa ulteriore, perché non mi sarei mai aspettato nella mia vita di avere delle soddisfazioni così grandi. Voi siete una parte di questo. Grazie a tutti, sono io che ringrazio voi. Giusto due cose, i ragazzi sono qua, sono tutti musicisti, siamo tutti cresciuti con le tue canzoni. Sicuramente molti hanno scoperto dopo chi c'era dietro, Mirko dei Behive. Sì, lei era il bello, lei è stata la sorpresaccia. Per qualcuno sarà stata una delusione, perché cioè, proprio adesso poi... Ma lei... Però insomma, beh, è stata una bella soddisfazione, venire fuori dopo. Ci dai qualche anteprima del concerto di domani? No, farò per la prima volta, farò Street Shark su richiesta. La prima volta che la faccio da lì, vabbè. Questo è quanto. Poi le altre, vabbè, sì, la Tartarughe, Dio Combat. No, niente di... così mi è stato comandato. Sarete in tanti, a tanto. Beh, penso 5, non so, ognuno farà la propria performance, poi facciamo una cosa finale su Lupin, rock, col... sorpresina, ok. Allora vi ringrazio, io mi ritiro. Come no? Noi volevamo comunque omaggiarti di una targa. Enzo, ti avevamo qua e ti ringraziamo perché ci hai onorato della tua presenza. E visto che tu hai partecipato al secondo raduno nazionale delle carte in cover band, noi ti doniamo questa targa per aver inciso nella memoria e nei cuori di tutti noi e le splendide sigle che in simbiosi con i bellissimi cartoni animati di quella magica epoca sono riusciti a creare un mix meraviglioso di emozioni e ricordi che la nostra generazione porterà con sé per tutta la vita. Grazie! Grazie a tutti, grazie, alla prossima. Ringraziamo il nostro staff, compreso di Ciappi, alle riprese instancabile, lo vedete costantemente a tutte le fiere, è stato tutto il contest, Fabrizio Pellegrini, fotografo, alias Gatterin, la nostra new entry, Emanuele Bolognari, cosplayer, produttore di fan film. Grazie ragazzi, a loro, grazie.
Fabri, una parentesi. Abbiamo ancora finale. Bisogno di te. Vieni qua in mezzo. Una parentesi finale, abbiamo qualcosa per te. Ancora! Sì, 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 la messi vicino a quella dell'anno scorso. Io prima di consegnartela, infatti sorride perché sarà. Perché visto che tu ami fumetti, e questo riguarda questo tuo amore. Allora io ci tengo, questo pensiero è stato rivolto a te da Andrea Gatti, che è uno dei nostri sponsor, che è un disegnatore, un bravissimo illustratore di Torino, che ha voluto omaggiarti insieme a noi di questa targa di segno. Preparati. Posso togliere? Abbiamo Fabrizio Mazzotta in versione Krusty Clown. Una caricatura che non so se riusciamo a farvela vedere, poi sicuramente nel video riusciremo a farvela vedere meglio. E lui, ti ci rivedi? Sì. A Fabrizio Mazzotta, voce unica con fondi dei nostri personaggi del cuore. Daniele Giaffi, Fabrizio. Grazie. Che bello. Grazie, grazie. No, non c'è. Ciao Andrea, grazie. Grazie a te. Non ho parole. L'anno scorso ci eravamo lasciati con la promessa. L'anno scorso Fabrizio purtroppo aveva un altro impegno in concomitanza al nostro, non poteva venire, e io l'abbiamo consegnata il giorno dopo al Games mentre le persone ci buttavano per l'aria. La conservo proprio nella libreria a casa, insomma, con grande cura. E ci avevamo lasciati la promessa e quest'anno sarebbe stato qua. Promessa mantenuta, consegna. Uomo d'onore. Uomo d'onore. Grazie a te. Ma certo che sì. Salve vostri, sempre. Perfetto. Ancora grazie a Fabrizio. Vogliamo lanciare i ragazzi? Beh, sì, facciamo. Allora abbiamo degli ospiti illustri, perché comunque loro sono tutti nostri a loro modo, sì, in un settore. Loro no, sono dei nostri amici carissimi. Talentuosi amici, noi mi permetto di dire che multitasking, perché cosplayer, scrittori, attori di teatro. Allora, chiamo qui con me Fausto Amaro e James Garofalo. Un applauso. Allora, vi lascio il microfono, così nel frattempo preparo le immagini. Grazie. Allora ragazzi, partiamo con quello che è stato successo, lo possiamo dire. Loro hanno scritto Sogni Animati, partiamo con il precedente libro. Vi chiedo faccio delle domande relative ai risultati che voi avete avuto, se ve li aspettavate, e come vi sentite dopo questo primo traguardo raggiunto, e con l'inizio di un secondo traguardo che si sta per dire. Ma allora, descrivo un attimino il libro. Il libro è un romanzo che abbiamo scritto a quattro mani, io e James Garofalo, che racconta la storia di due nerd, due sprovveduti nerd giovanissimi di 40 anni, che vengono proiettati nel mondo parallelo dei cartoni animati. Io aggiungerei anche che ci ha dato l'onore di avere un'apertura di prestigio di questo libro proprio il grande Fabrizio Mazzotta, che ha scritto l'introduzione, e ti ringraziamo pubblicamente, grazie. La cosa bella per noi è stata avere l'onore di avere questa prefazione scritta da una delle mitiche voci di Goldrake. Per noi siamo cresciuti con la tua voce, è stato più che un sogno, no? Un sogno animato. E quindi è stata una grandissima emozione. Noi ti abbiamo chiesto se, insomma, ti andava di fare questa cosa, tu sei stato non gentile di più. Figuriamo. Hai letto il libro. E ha colto anche proprio nel segno il senso del libro, quindi grazie ancora. Assolutamente, quindi niente. Ho letto il libro con piacere, insomma, è piaciuta l'idea di iniziativa, e quindi insomma, ci è venuta bene la prefazione. No, bellissima.
Fabrizio, grazie. Spiro c'è, stare presente. Sei onnipresente. Troppo. Però lavo il disturbo. Io chiamo qua Martina. Un applauso. E batter Rizzo. Paolo, venite tutti qua. Lascio la parola. Lascio la parola alla tua signora. Grazie. Buonasera a tutti. Io nasco come ballerina professionista, ho lavorato 15 anni in Rai Mediaset per i più grandi e importanti varietà, insomma, del sabato sera e della domenica pomeriggio. Da 6 anni ho fondato una scuola, un'accademia di danza e musical, e abbiamo messo in scena già con Fausto 6 musical. E abbiamo avuto un discreto successo, e da qui è nata l'idea di fare il musical Sogni Animati, ed è il primo musical sui robottoni, e porteremo, speriamo, in tutta Italia. Io curerò le coreografie, dopodiché c'è Paolo Lasalzio, che curerà le musiche e le canzoni, i testi, sì. tutto ovviamente inedito e tutto cantato dal vivo. E io ringrazio tanto Daniele. Grazie a te, un applauso a loro. Grazie. Sarro, una persona che è un talentuoso disegnatore, che vi ha curato i disegni, e quindi un applauso a Marco Sarro.
Grazie ancora, grazie a tutti voi, grazie a tutti, ciao. Grazie a voi ragazzi. Grazie. Siamo passati al cosplay e ovviamente qua abbiamo dei rappresentanti, ne abbiamo più di uno. Prima un gruppo che è nuovo a questa partecipazione e vorrei che venisse tutti quanti qua, sono Cristian Colombo e Crazy Props. Ci date due parole insomma sulla realizzazione? Questi sono prodotti, io li vedo da vicino, ma immagino che anche da lontano la fattura si veda, insomma la qualità. Come nasce questa idea? Come siete riusciti a realizzare dei prodotti del genere? L'anno scorso abbiamo visto quelli di Gonagai, quest'anno vediamo il Tatsunoko, anche se c'è ancora un Gonagai Koji. È un progetto ambizioso, bello, magari che tutti sognano, insomma, di poter, sogniamo di poter realizzare un giorno, magari con voi è possibile, quello di poter indossare un casco del proprio eroe preferito. Spiegateci insomma come nasce il progetto, come riuscite poi a realizzare dei prodotti del genere. Chi è Cristian? Grazie. Niente, qua il discorso qua è tantissima passione ed edizione per questi oggetti che fanno parte della nostra storia di quando eravamo bambini. Quindi ho davvero tanta dedizione e passione per realizzare questi oggetti. Questo ci vuoi presentare ovviamente i tuoi player? Chi domani sarà presente, poi Arichempo di Mar sarà indossato da Matteo, Luca che si vestirà da Actarus e Mauro che si vestirà da Chiasciano. Come in vendita si possono comprare? Come in vendita si possono misurare? A sua richiesta che mi chiede di realizzare un costume, un oggetto, io posso farlo con lei. Come possono contattarvi? Sul sito Crazy Prop o su Facebook. Perfetto. Non sono da soli, ma sono con le relative compagne che saranno le, ovviamente, le relative compagne dei personaggi. Le, che compagne? Non volete, vi siete intimidite? E Barbara, la fattispecie domani interpreta la Luna, la mia compagna, lei invece Deborah, Girelli, interpreterà Peru. Grazie a tutti, ci vediamo domani. Ci tengo? Grazie. Allora, cara, carissima, io tengo perché lo stesso nostro sponsor, che è Andrea Gatti, che non mi ricordo poco fa, e a Bruno Mangiarti. Ed è un omaggio, ed è un omaggio speciale perché praticamente ti vede nelle vesti di quello che è il personaggio che ti caratterizzato. Quest'anno abbiamo voluto darti questo, che la targa l'abbiamo donata l'anno scorso, quest'anno volevamo fare qualcosa di originale per te, perché per noi sei speciale e ti sei iniziale. Ci credo, sono la madrina. E lo sai. Il primo anno è stato un ecco. Quindi questo è per te e lo lascio aprire a te. Facebook credo che sia. Gli SMS dovrebbero fare. E scoprirai. Un ritratto che la. Mi hanno fatto un ritratto. Oscar. Cara Serena, la voce della nostra adolescenza con stima e affetto, Daniele Giampi, grazie. Voglio ringraziare voi tantissimo anche per questa bella manifestazione e tutti voi presenti che date, diciamo, siete il colore e il senso anche del nostro fare, perché noi cantiamo, componiamo e se non c'è l'ascolto, se non c'eravate voi, noi non c'eravamo. Ecco. grazie per essere stata con noi da parte di tutto il nostro staff. Grazie mille, chiudiamo.
la nostra. Guarda come mi hanno fatto. Lo faremo vedere nel video a tutti qua. Allora io voglio, cioè, ci tengo perché lui non è soltanto membro della flotta di Lega, uno dei membri più storici delle nostre Cartoon Cover Band. Storici. Sì, siamo un po' preistorici. Però Pierzante insieme a Paolo Guardi hanno avuto sono i realizzatori, lui è il presidente del San Marino Comics, un evento che ha avuto la seconda edizione ed è stato splendido, quindi complimenti Matteo. Grazie. Siete tutti invitati a partecipare perché lo scorso anno è stata un bel evento. Grazie a tutti. La gente si è divertita, quindi anche coloro che hanno suonato si sono veramente divertiti all'interno del nostro centro storico, pieno di gremito di gente. San Marino è stupenda e voi vi avete creato una cornice cartoon per la prima volta. San Marino non ha mai avuto una rappresentazione cartoon, l'hanno portata loro. Grazie. Abbiamo provato, è andata bene, dai. Ricordiamo la data. Ricordiamo la data. Allora, noi lo faremo l'ultimo weekend di agosto, dovrebbe essere il 26-27 agosto quest'anno. Sì, comunque giusto sarebbe il 29-30. E niente, invece torno nelle vesti del tastierista della flotta di Vega. Sì. E niente, vorrei, visto che ormai la flotta di Vega è diventata una delle band più longeve d'Italia, sì, vorrei fare un in bocca al lupo a tutte le band che sono emergenti, che sono più giovani di noi, e ricordarvi che comunque una band è composta da tanti elementi e di momenti difficili nelle band ce ne sono, quindi l'importante è, per superare questi momenti, è credere nella musica e coltivare questa passione per la musica di cartoni animati, perché lui comunque ci ha dato la forza di andare avanti in tutti questi anni. Un in bocca al lupo a tutti, grazie. E un grazie a Daniele che ha organizzato questo evento. Grazie a voi. Che ci valorizza tutti. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti. Vogliamo adesso omaggiare un amico, un caro, che abbiamo, un caro amico. Diciamo, la passione del cosplay è una passione che chi ne abbiamo fregato anche quest'anno. Il cosplay viene vissuto con la pelle, perché il costume lo si crea personalmente, ci si dedica tempo, ci si dedica cuore. Mauro in 10 anni ha realizzato dei cosplay bellissimi. Io ricordo, perché lui è stato l'anno scorso qui e ce l'ha detto, che ogni cosplay implica un anno di lavoro. Un anno. E lui sono 10, quindi noi volevamo mangiarlo. E quindi non potevamo non farlo. L'avete fregato. Sì. Un applauso. Noi sapevamo
che lui quest'anno è la, diciamo, è la prima volta che tu vieni a Lucca, sì, dopo tanti anni nudo, così come mamma t'ha fatto. Ecco, quindi sapevamo che venire per la prima volta a Lucca, lui è di Lucca, quindi diciamo che sì, ma sì, ecco. È uno di Lucca, insomma, è strano. Esatto, diciamo la città dove sei nato ti ha, sì, ti ha influenzato. Un po' di sì. E quindi lo sai. Sì. Dietro casa, che fai? Ti vesti? Nella maniera più asciutta. Poi ci sono le famose Ridolfi Industries che fanno. Sì, allora noi l'hanno scoperto. Esatto, adesso. Siccome Mauro è bravo, siccome erano, sono talmente perfetti i suoi cosplay, perché, ma in realtà io gli ho detto sempre, non è una questione di perfezione, è una questione di cosa trasmetti col cosplay. E io gli ho detto sempre che il cosplay è bello perché dentro c'è una bella persona. Che lo fa. No, lui poi se non funziona, però io glielo dico, perché lui poi non è una persona che ama autocelebrarsi, è per questo che l'anno scorso ti abbiamo messo in mezzo. Sì, no, una volta. Sì, no, è logico che quando lo senti un determinato costume ci lasci un'anima, no? Un imprint, qualcosa che. Tu prima di pensare a quale personaggio. Vabbè, vedi un po' il personaggio che ti ha lasciato qualcosa, come dico sempre, che ti ha trasmesso, no? E poi chiaramente io l'ho visto di tutti in prima persona, no? Come sempre detto. E niente, quando ti hanno trasmesso qualcosa, lo fai. Lo fai lasciando però qualcosa, un'anima, un pezzo di te. Tu mi hai detto, perché quando si vive una passione, la cosa anche più bella, infatti qua lo dimostrano tutti loro, tu mi hai detto che c'è una persona che condivide con te questa tua passione nell'atto pratico, sì, parlo dell'atto materiale, quando della vestizione, sì. Perché c'è una persona che non ti lascia solo allo sbando, ma cura, ti sta dietro come se fossi. Delle volte vago come uno zombie, mi riprende, mi scuote. Non ci ricordiamo da Tanius, se non c'era lui, magari. Sì, togliamo, porca miseria. Vogliamo nominarlo? È la persona che ti dà. Vieni. Ecco. Allora, io chiamo qui Jessica Orsi. Perché, allora, sia Mauro che noi ci teniamo a dirlo, Jessica, ci teniamo a dirlo perché non è una frase fatta, conoscendovi, perché io vi conosco, siete gli amici, che non è una frase fatta che dietro un grande uomo c'è una grande donna che supporta le nostre passioni, perché abbiamo, quindi un applauso a Jessica che comunque ha supportato. Noi abbiamo due regali per voi, due pensieri. Innanzitutto, ecco, ci siamo. Mauro, no, questa va oltre la presenza, questo è per te, va oltre la presenza al secondo raduno. Questo te lo lascio fare a te. La leggo io perché so che tu ti emozioni. Premio alla carriera Mauro Ridolfi per essere stato capace di sorprendere ed emozionare negli ultimi 10 anni attraverso i magnifici cosplay che hanno portato e hanno potuto prendere vita grazie soprattutto alla splendida persona che li ha indossati. Congratulazioni Mauro per 12 anni, grazie per quello che hai fatto. Grazie a te, e in parallelo abbiamo qualcosa anche per, te lascio a te scartare, anche per, perché sei per la seconda volta qui con noi, e quindi la pergamena come attestato di partecipazione, secondo raduno nazionale, Cartoon Cover Band, dietro un grande uomo c'è una grande donna, rilasciato a Jessica Orsi. Noi ritenevamo indegno che nessuno ci pensasse, e a questo tipo di omaggio se lo fa un amico, perché noi ti consideriamo un amico, sai che più che ospite ai nostri raduni, ci tenevamo. Un applauso a Mauro Ridolfi e a Jessica Orsi. Ragazzi.
Grazie. Grazie. C'è, io ci tenevo, perché anche se non c'è più la tastiera perché c'è scappata via, ma abbiamo una chitarra, grazie al Vito dei Cartoni Ardenti, che ringrazio per il supporto tecnico, ragazzi, grazie, dal Friuli! E dal Friuli, io tengo a ringraziarlo, l'avremmo voluto fare anche di più. Perché lui è un amico, oggi doveva essere presente con noi a presentare il secondo Radio Nazionale. Sto parlando di Francesco Cossar e Alessia Bernardella. Che salutiamo. Voglio che gli rivolgiate un applauso perché se lo meritano. E grazie a loro e grazie alle voci, io tenevo, siccome loro, io sto parlando dei supereroi della Sardegna, di Cagliari. Supereroi di nome e di fatto. Allora, loro hanno, siccome hanno una particolarità, per questo che io ci tengo e vi sostiamo addirittura d'arrivo, però una versione di Jig che non esiste, che non nessuno ha mai fatto. E quindi io, se loro se la sentono, ma se la sentono, perché i supereroi non possono non venire qua, chiamo Vito e Stefano Carboni e Gianni. Ciao! Ragazzi, un applauso! Parla della sorella di Gianni. Ah, ok. Che si chiama Zig. In Sardegna ci sono questi nomi. Tu hai sentito? Allora è vero, non ti avrei dato lui. Chi è lui? Ragazzi, supereroi dalla Sardegna. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, Gianni. Io vorrei chiamare qui un musicista. Una persona che ha creato recentemente una sigla, lui non sa che sto parlando di lui, però chiamo qui Giordano Petrini. Un applauso a Giordano! Ecco, giustamente la Roma viene, dai! Giordano, adesso
tu. Loro applaudono, non sanno cosa gli si aspetta. No. Allora, Giordano, una... La cronistoria, il tuo curriculum. In breve, molto breve. Allora, nasco come disegnatore di fumetti e illustratore, poi divento cantante, musicista e arrangiatore. Ragazzi. Sto realizzando un album di inediti, ispirandomi a band come Queen, Bryan Adams, Phil Collins, insomma, artisti di primo ordine. Mi ispiro principalmente a loro. Per quanto riguarda il tema cartoon, sono stato il cantante dei Corsari delle Stelle e attualmente canto con la Bim Bum Band, gli Animatti. Un applauso alla Bim Bum Band, agli Animatti. E ho realizzato poi una sigla per un cartone animato che sta andando in onda sul K2 e anche in tutto il mondo, cantata in italiano e in inglese. Il cartone si chiama The Drakers ed è prodotto da Mondo TV e Ferrari. E meriterebbe un applauso. E attualmente sta andando molto bene, insomma. Poi dopo aver presentato, insomma, Enzo Draghi, la Serena, conosciamo Douglas Megan e tutti gli altri interpreti originali. Sì. Per me essere qui e appunto aver realizzato una sigla è quasi un... non lo so. È per questo che io ti ho voluto qui, perché comunque sia... C'è chi inizia. C'è chi è consolidato, ma c'è chi inizia, e quindi comunque tu hai raggiunto l'importante traguardo, è quello di realizzare una sigla, ragazzi. Spero che poi possa continuare. Cioè, a quanto pare Mondo TV ha chiesto di fare altre sigle, sempre per questo cartone animato e per altri cartoni animati che poi verranno realizzati più in là. Con questo lavoro, te l'auguriamo. Te l'auguriamo. Io lo so, magari... Però... Tu perché sei modesto, cioè noi abbiamo molti amici modesti, però tu hai recentemente avuto un successo con due sold out, Queen e T'Opera. E T'Opera perché, cioè, lui canta le canzoni di Freddie Mercury e, ragazzi, non è da tutti, quindi io gli farei un applauso solo per questo successo. Perché fosse curioso, perché sennò ho detto così, che ci fosse curioso, cita i tuoi... Le band con cui canta alcune è questa, Miracle, The Dutch Queen Cover Band, è una band olandese con la quale canto dal 2010, è una delle più longeve al mondo, dal 1996 che esiste, e con questa band ho cantato praticamente in tutta Europa. Poi mi sono recato di recente in Giappone grazie al Karaoke Award. Sì, che è un giapponese. Lo vediamo, lui è la canzone di Pega Sospetta. Faccio un po' di tutto, anche l'idraulico quando sei. Se qualcuno ha dubato una rotta. No, hai vinto un premio che ti ha permesso di andare al Giappone e di rappresentare l'Italia al Giappone. Mi chiedono tutti se è stata una bella esperienza, dico sì, perché andare in Giappone comunque a prescindere è una bella esperienza. È un bel paese da visitare. Come turista e come artista anche. Arrivano comunque sigle che poi noi cantiamo in versione italiana, molte hanno la stessa musica, Come Jig, appunto, come Jig, Zeta, Zinga. Senti, io a questo legherei un annuncio. Facciamo? Vabbè, ma io l'ho aspettato 6 anni. Quanto? 6. Intanto le ruote ci sono comunque sia i miei amici che poi testimoniano, Giaffi, quindi lo sanno. Poi, ma però la cosa non è soltanto incentrata sul discorso, perché il bello è che quando un progetto, tu soprattutto in fase iniziale, si vuole creare una cartoon super band, lo sappiamo tutti che la parte più difficile è di trovare qualcuno che è disposto a viversi la cartoon cover band, la band, nella stessa tua maniera, dando quello che dai tu. Ed è capitato con la sua amicizia uno scambio di passioni che ci ha permesso di... Però prima di dirlo, io vorrei chiamare una persona. La pubblicità. Per dirlo, consigli di acquisti, no, io chiamerei un talentuoso batterista che si chiama Omar Campitelli. È una bella bestiolina. Eh sì. Una bella bestiolina. Ora io mi apro il microfono. Eh sì, eccolo. No, Omar adesso canterà una canzone di Nino D'Angelo in giapponese. Le orecchie. Abbiamo deciso di creare una band che rivolta alle sigle giapponesi interamente, solo ed esclusivamente giapponese.
Grazie. Sappiamo che è di nicchia, ce ne siamo consapevoli, siamo perfettamente così, ma la passione non sinceramente non ci interessa. L'obiettivo non è quello di suonare ogni settimana e conciliarlo il più possibile. Anche tu stai in Svizzera, quindi. Anche perché io sto in Svizzera. Le serate con Skype bisognerebbe fare. E vorrei dire che comunque il nome è stato scelto, si chiama Kotetsu Power. Kotetsu deriva dal giapponese acciaio. Colpa sua, Kotetsu è colpa sua. Sì, ma è pure colpa tua. Power, perché comunque c'era un potere d'acciaio rivolto ai robottoni, e quindi stiamo partendo con questo progetto e volevamo dirlo qua per condividere. C'è scappata, quindi siamo qua. Quindi ragazzi, grazie di condividere questo progetto. Un applauso. Io volevo dire una cosa importantissima, fare un ringraziamento a Daniele che per il secondo anno ha organizzato questa cosa meravigliosa. Bravo Daniele! Grazie a voi, senza voi non sarebbe stato possibile. Vi pare che in una serata di un raduno di cover band non facciamo una cantata? No, infatti è ironico. Ma tutti insieme. Siamo proprio in dirittura d'arrivo. In ordine sparso, un attestato di partecipazione che ci teniamo a rivolgere a chi è stato con noi. In ordine sparso, vengono da Napoli. Questi li conosci? Allora sì, vai. I paesani, vai. Luca e Tiziana della Zeppelin Cartoon Project, ragazzi. Un applauso. Di rappresentanza sono solo due, ma venite. Zanza.
l'ho pensato a Tiziano ovviamente per cavalleria. Grazie. Grazie a te. Arrivo, innanzitutto ringrazio tutti quanti voi perché è bello vedere i colleghi che stanno insieme una sera per condividere l'amore per i cartoni. Punto primo. Punto secondo, volevo ringraziare voi, Daniele e tu, perché oltre ad essere persone molto preparate, siete persone di cuore. E quindi per fare questa cosa ci vuole il cuore. E noi ti ringraziamo. E per riconoscerlo significa che anche voi la vediamo. Grazie. 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 Grazie Tiziana, grazie Luca. Grazie Luca, grazie. Ragazzi, visto che loro e noi li ringraziamo per essere stati qui con noi fino alla fine. Fino alla fine. Allora, un attestato di partecipazione a uno unico per tutti voi con il rappresentante Cristian Colombo ai Crazy Prop e i suoi cosplayers. Puoi aprirlo? Un applauso a Iane. Grazie a te, grazie. A domani. James Garofalo e Fausto Avaro. Sì, sì. Grazie, grazie a voi. Grazie Fausto, grazie James. Fotografo. A voi, a voi ragazzi. Fausto, cioè, il pensiero è rivolto anche a, come, a voi come compagnia di musical, quindi con Patrizio e Martina Bombardieri dalla Sardegna, il supereroe che ci hanno deliziato, se ne sta. Siete stati, ragazzi, siete stati portabandiere, siete gli unici che hanno avuto. Grazie caro. Sono un po' emozionato. Lo prendi tu al posto di mia sorella, sì. Okay. Dai, vai tu. Grazie ragazzi! Grazie. Ci manca un passaggio, continuiamo in strada! Grazie a voi. Dal Friuli, i cartoni ardenti! Allora li ringrazio perché poi sono carini anche i retroscena, io li ho massacrati, siamo massacrati perché li ho massacrati, perché visto che la serata è stata improvvisata a livello tecnico, a livello audio, a livello di strumenti, Vito ci ha fatto, Vito e i ragazzi ci hanno fatto la cortesia di portare la chitarra, come Walter, Rizzo, l'assistenza audio, ragazzi, grazie per la presenza al secondo raduno nazionale. Grazie a voi, e una serata fighissima, bravissima, bravi, sono 12 frame. Grazie. Le capsule corp, qui. Ragazzi, innanzitutto grazie per aver... Scalate. Vai. Numerosi le capsule corp. No, ma ragazzi, io... Cioè, noi apprezziamo... Quando nel raduno vediamo che la band è numerosa... grazie di essere stati qui. Sì. I rappresentanti... Il capogruppo? Sì. Grazie a te stato di partecipazione al secondo raduno nazionale. Grazie a voi, mi fa piacere, ringrazio tutti. Noi comunque siamo da poco, che 3 anni e mezzo che suoniamo, quindi siamo ancora all'inizio, però ci fa piacere condividere con voi questa serata. La nostra speranza è che una serata come questa possa essere stata una spinta. Certamente. Grazie ragazzi a tutti. Grazie a voi. Grazie. I cartoni di Avena! Luca! E Francesca? No, era una pausa per creare pathos. Ah, okay. Già,
Ragazzi, voi in realtà, se avete partecipato, avete avuto una partecipazione quasi fantasma l'anno scorso, avete avuto, però eravate qui comunque, e quest'anno però sei anche qui fisicamente, quindi grazie a te stato di partecipazione al secondo governo nazionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie. Questa pergamena, lui doveva esserci. Oltre a, al talentuoso Andrea Gatti, noi abbiamo avuto un altro nostro talentuosissimo sponsor che tutti conoscono nell'ambiente come hand designer. Lui si chiama Domenico Alfieri e ha portato qualcosa che noi stiamo, dei dipinti che noi consegneremo a tutti voi. E io voglio ringraziarlo perché è stato cortesissimo, ha fatto un dipinto che poi voi vedrete tutti e lo faremo vedere ai nostri amici che ci stanno osservando da casa, quale splendido ritratto. Grazie Domenico, io e Maurizio ti ringraziamo dal secondo raduno nazionale di Cartoon Poker Band insieme a Gianfi, Patrizio e Emanuele. Grazie Domenico. Questa pergamena è per lui, anche se è assente. Però io ringraziamenti, prima di passare alle ultime pergamene, io voglio fare anche a un amico che fa parte della scuderia delle Stelle Docuto, che si chiama Armando Velluso, che è colui che è il proprietario, che ci ha gentilmente fornito la nostra seconda telecamera che è in mano del nostro talentuoso Emanuele Bolognari. Quindi, saluto papale. E quindi grazie Armando, noi questi sono gesti che teniamo a valorizzare, quindi grazie Armando. Allora, lui è il nostro amico, io ci tengo a dirlo, oggi è qui, è la prima volta in una nostra circostanza, perché è stato uno dei più vecchi membri del nostro gruppo su Facebook, si chiama Nicola De Guidi, che al quale io tengo di rivolgere questa pergamena, io poi lui gliela darò personalmente e voglio ringraziarlo. Però un applauso a Nicola per la fiducia. Bianchi di gatto! Non ve lo aspettavate! No ragazzi, insieme a Vito, un'altra persona che ho stalkerato è stato lui. No ragazzi, grazie per essere stati qui. Avete visto, abbiamo vissuto una sera, forse questo si apprezza di più quando è tutto improvvisato e non è studiato a tavolino. Targa, pergamena, attestato di partecipazione al secondo raduno nazionale, aperta e diretti verso il fotografo. Grazie a te per averci chiamato e aver organizzato questa cosa fantastica. I gnocchi di gatto! Grazie, grazie. No, va bene. Ma dove li parli? Io mi sono un boss. Adesso sei uno di noi, no? E quindi... Anche io lo so! E quindi sono uno gnocco. Onorario, grazie sul serio, ragazzi, grazie a chiunque abbia contribuito in questa serata, ragazzi, grazie. Grazie ai nostri ospiti. E grazie a Maurizio Nataloni che ha condiviso con me. Grazie, perché lui, ragazzi, che ha preparato questi bellissimi video dove c'era una partecipazione mia e di Gianfi con due nostri video, ma il resto è tutto fatto da lui. A coloro che ora rappresentano i membri della mia band, Giordano Petrini, grazie per essere stato qui, l'attestato di partecipazione, aprilo perché c'è il fotografo da qualche parte, eccolo. Ah, prima questo è un altro nome, tu già sai come ti chiami? No. Buonasera. Posso scattare domani? No. Sì, davanti al fotografo.
ci immortaliamo. Immortalalo! Un cavaliere. Esatto. Grazie. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a voi. Però cioè sei e l'altro membro della nostra band giapponese, Omar Campidelli, vieni qua. Ma dai, Omar, tu hai partecipato al nostro primo e quindi hai l'attestato di partecipazione. Aprilo, perché c'è il fotografo che immortala. Ed ecco l'esemplare. Come nell'antica Roma, attestato di partecipazione. Ecco, io ho visto che lui è l'ultima. Noi abbiamo, cioè, dopodiché chiudiamo ragazzi perché è tardi e la frase che ho voluto mettere nelle pergamene affinché poi tutti sappiano, la musica è la più grande portatrice di emozioni e sensazioni che esista, ha la capacità di far sognare un singolo individuo o di radunare migliaia di persone. L'amicizia è come la musica, due corde parimenti intonate vibreranno insieme anche se ne toccate una sola. Grazie a tutti per essere stati qui stasera ragazzi, per aver resistito, per chi ci crede ancora e per tutti gli eventi che faremo in futuro. Grazie Ciacco, grazie Emanuele, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie ragazzi. Ci vediamo al nostro terzo raduno nazionale.